Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Tranquilli, non sono stato rapito da nessuna setta, semplicemente sono fuori a Milano per lavoro, stiamo facendo un evento con Adidas, ma in diretta avevo bisogno di registrarvi questo video, intanto c'è il maestro che si affaccia alla finestra. Quindi, uscita incredibilmente la promo del Black Friday alle 15, un orario abbastanza esotico, siamo stati sempre abituati alle 19. Salve maestro, salve anche Vincenzo. Una promo che è iniziata già ieri con il rilascio del Best Team of the Week. Best Team of the Week che insomma ha visto alcuni nomi eccellenti come Mbappé eccetera eccetera. Se è possibile trovarli nei pacchetti all'interno del pacchetto dei 3 if, quindi anche con i premi della Weekend League, quelle carte lì si possono tranquillamente trovare. Oggi insieme a vari obiettivi, SBC eccetera eccetera, rewards che si vanno a guadagnare semplicemente giocando, ci sono stati rilasciati questi signature signings. Qua comunque trovate tutta la schedule della promo del Black Friday che andrà praticamente a terminare il 30 novembre e ci sono delle carte clamorose. Ma prima di andare a vedere queste carte clamorose, io vi ricordo che in descrizione trovate il link di Instant Gaming, ovvero il mio referral, con il quale è possibile andare sul sito per acquistare tutta una serie di carte a prezzi scontatissimi, con i quali puoi prendere abbonamenti, FIFA Points eccetera. Quindi link in descrizione per il Black Friday di Instant Gaming, non fatevelo scappare. Spero vivamente che il rumore di sottofondo, raga, non incida sulla qualità del video. Se è una cosa, perdonatemi, anzi magari vedete sto video per quello che è, insomma veramente ho provato a portarvelo anche in condizioni pietose. Andiamoci a vedere i giocatori della promo, perché veramente abbiamo carte pazzesche, come vi dicevo in precedenza. La prima è De Bruyne, che insomma in questa versione 93 si becca un bel 80 in velocità, un 88 di tiro, 95 passaggio, 91 dribbling e 82 di fisico. Quindi rispetto alle carte precedenti, un bel upgrade. Vi ripeto che De Bruyne quest'anno per me fa la parte un po' del Bruno Fernandes dell'anno scorso. Non spaventatevi del fatto che abbia poco in difesa, perché per me difende veramente di Cristo. E in più è una carta che ha anche delle ottime statistiche per quanto riguarda il passaggio, il tiro, il piede debole, 4 di skill. Quindi è vero che costerà sicuramente tanto, ma De Bruyne è un top player che secondo me può essere affiancato un po' a tutti i giocatori del centrocampo. Ci potete mettere un Kanté, un Fofana, un Kessié, quindi un giocatore un po' più difensivo. E poi c'è lui a tutto campo con un bell'ombra che potete usare da mediano, da CC eccetera. Quindi De Bruyne sicuramente un fuoriclasse. Così come è veramente un ottimo giocatore anche questo Skriniar, che si becca un bel 82 di velocità, un 42 di tiro inutile, 60 passaggio, 72 dribbling, 89 difesa, 87 fisico. Quindi spicca sicuramente il discorso relativo alla velocità, anche se ha 76 di accelerazione e 86 di velocità scatto in un gioco dove conta molto più l'accelerazione secondo me sul primo passo quest'anno, più che quella sul lungo. 90 di reaction, però il tutto è un po' penalizzato da quel 56 di agilità che con l'L2 lo rendono sicuramente un po' impacciato. Poi statistiche difensive che sono sicuramente il suo fiore all'occhiello: 87 di aggressività, 89 di forza, lo rendono veramente il top. Onestamente io questo credo che lo preferirei anche a Tomori, perché è molto più fisico, c'ha molti più interventi automatici, quindi è da provare. L'unica cosa che mi spaventa è la sua reattività, perché nonostante a 90 con l'L2 quell'agilità mi spaventa e non vorrei che lo andasse ad appesantire abbastanza. Il terrore dei sette mari, Wissam Beyeder. Anche quest'anno Beyeder è riuscito a scammarsi una bella versione speciale: 87 di velocità per lui, 88 di tiro, 82 passaggio, 90 dribbling, 74 fisico, per una carta che sarà candidata a ritrovarsi nella maggior parte delle squadre una volta acquistata, che costerà sicuramente un bel po'. Però è un giocatore che si gira di Cristo in aria, a 5 di debole, a 4 di skill, è una sorta di mini Eusebio, va, se vogliamo usare veramente un paragone importante. Però questo si candida veramente a diventare una carta estremamente meta. C'ha 92 di finalizzazione, 88 di potenza tiro, se vedo bene, perché sono accecato dal flash del telefono, altrimenti non avreste visto nulla. 94 di agilità, 90 di dribbling. Insomma, questo con la levetta soprattutto si muove veramente di Cristo. Quindi Beyeder, un giocatore che veramente, insomma, va a stravolgere gli equilibri davanti, perché troverà spazio secondo me anche nelle squadre di altissimo livello. Witzel si è beccato una versione speciale, anche se comunque c'è tantissima offerta in Bundesliga a centrocampo. In generale a centrocampo ci sono tanti giocatori e lui non è propriamente un giocatore molto rapido. Difatti abbiamo un 70 di velocità, un 74 di agilità, un 73 di equilibrio, quindi vuol dire che spalla a spalla magari viene sbilanciato e non è proprio il top a centrocampo avere un giocatore del genere che con l'L2 non è rapido. Quindi sebbene nelle altre statistiche sicuramente abbia dei valori molto interessanti, non mi sento di consigliarlo al momento questo Witzel, che probabilmente non costerà neanche così poco. A seguire abbiamo Raul Jiménez, un giocatore che
Anche qui parliamo di una carta che non mi sembra così sconvolgente dal punto di vista della sua forza, visto che parliamo di un giocatore con 3 di skill e 4 di piede debole, 1,88 m, abbastanza di tronco, visto che è 79 di agilità, nonché 68 di equilibrio, veloce ma neanche troppo, perché ha 93 di velocità ma 74 di accelerazione, quindi questo praticamente è quasi piantato per terra. Onestamente non mi sento di consigliarlo neanche eventualmente da COC. Questo è veramente il classico giocatore che voi prendete e skippate, così come si skippa secondo me a più e pari anche questo Kramaric, bene o male per lo stesso discorso: 86 di accelerazione, 75 di scatto, agilità 87. Sì, è vero, però parliamo comunque di un giocatore che è difficilmente ibridabile della Bundesliga. Non è questo fulmine di guerra, in un gioco dove è importante prendere velocità a campo aperto. Onestamente, eviterei di andare a fare ragionamenti di questo tipo sul buon Kramaric. Abbiamo poi Diego Carlos, Santos Silva, do Nascimento, Pereira, magistrale, che va a fare sicuramente concorrenza in una difesa in Liga dove è vero che c'è Militao, dove è vero che c'è stata la perdita di Varane, ma comunque c'è Koundé. Però questa carta qua è sicuramente molto interessante anche per via appunto dei link. Magari si può pensare di fare una difesa Militao Diego Carlos, per dirne una. Per carità, è molto rapido, è discretamente agile con l'L2, statistiche difensive al top, spicca il 91 di forza, ma soprattutto l'89 di aggressività e anche quello che è l'87 di mentalità difensiva, che dovrebbe tradursi in discreti interventi automatici da parte sua. In più è anche 1,85 m, quindi insomma è una bella presenza in mezzo al campo questo Diego Carlos. Così come sicuramente una bella presenza in mezzo al campo anche sto Atal, che rispetto alla carta IF, se becca più 4 di overall, è un fulmine di guerra, c'ha passaggi della Madonna, è super agile, tiro vi dico anche decente, statistiche difensive che non sono male. Questo veramente, regà, voi lo potete prendere, li potete far fare tutti, potete far fare il terzino, li potete far fare il CC, potete far fare il CDC, li potete far fare anche l'esterno come super sub se volete prendere un esterno che comunque abbia discreta qualità ma sia molto rapido ed agile. Questo è veramente veramente forte. In più c'è anche un discreto discorso relativo all'ibridabilità, perché quest'anno in Ligue 1 ci sono veramente un sacco di giocatori validi. Così come io ho paura di pronunciare il suo nome, ma siamo arrivati a Renato fucking Sanchez, una carta della Madonna, velocissimo, ha anche un'ottima potenza tiro, regà, 96-84 di long shot, ottimi passaggi, e 4-4, 89 di agilità, 93 di equilibrio, 88 di aggressività. Renato, io ti devo comprare per forza, 87 di forza, regà, questo è veramente il terrore dei sette mari. Questo è un altro che, soprattutto visto che quest'anno è pieno, ma pieno, ma pieno di giocatori col quale si può linkare, troveremo tanto, costerà sicuramente tanto, ma questo ha scalato tutte le gerarchie a centrocampo. Scordatevi Fofana, scordatevi che sì, scordatevi tutti, Renato Uberalles, veramente carta sensazionale questa di Renato, che ci terrà compagnia penso veramente per gran parte della stagione. In chiusura abbiamo due giocatori un po' più esotici, ovvero Marcus Edwards, che è un 4-3, quindi onestamente già questo mi lascia un po' interdetto. Per carità è veloce, per carità un discreto tiro, passaggi che non sono il top, visto che ha un buon passaggio corto ma un lungo totalmente rivedibile. E infine andiamo a chiudere con Jasper Karlsson, che onestamente anche qua non mi sento di consigliare. Parliamo nuovamente di un 4-3, in più esterno sinistro svedese del campionato olandese, onestamente non mi dice nulla. Quindi raga, per quanto riguarda questa promo del Black Friday è tutto, fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questi giocatori, che sono qualcosa veramente di atroce, veramente clamorosi. Vi ricordo il link in descrizione di Instant Gaming per il Black Friday. Trovate una marea di sconti per 4 giorni, come vedete, quindi sono appena iniziati, dureranno fino a lunedì, che sapete, il Cyber Monday. Io penso domani di tornare in streaming per una toccata e fuga prima di ritornare poi in live con calma da lunedì, una volta finiti gli impegni milanesi. Io vi ringrazio per la visione di questo video abbastanza rustico, vi auguro una buona giornata, regà, un salutone e statemi bene. Ciao!